Guarda, sì, va c'è bene. Gian Piero, ciao. E guarda che bene, ragazzi. Sì, ciao, piacere. Noi ci siamo già visti. Siete sempre voi. Allora, cosa? Vieni, vengo con te. Guarda. No, sai che cosa fanno loro? Siccome hanno detto che il mio compleanno fanno le cose che mi piacciono. Allora fanno il vitel tonè. Ah, adoro, hai capito? Il vitel tonè. Quindi come lo fate a quattro mani sto vitel tonè? No, ognuno fa il suo, Antonè. Permesso, scusatemi. È difficile. No, ma noi non ci vestiamo, dai. No, ma noi non ci vestiamo. Stiamo qua. No, siete voi due in cucina. Noi stiamo qua a guardare. Ho detto di prenderlo. Allora, dai. Facciamo il vitel tonè in due versioni. Cioè... Grazie. Ma tutto di nascosto. Guarda, facciamo una cosa, Gianni. Andiamo avanti. Allora, volevamo dire che oggi facciamo il vitel tonè. Non ci vediamo, ma ci sentiamo, ma non ci vediamo, capito? Allora, perché il bilogno? No, l'olio ho preso io. Allora, la differenza sono due tecniche di cottura che noi utilizziamo per fare vitel tonè. Diverse. Allora, iniziamo tutti e due facendoli andare in padella. Vedi, invece loro lo fanno diverso. Ok, le mettiamo un po' di... L'ha sentito? Mara lo fa bollito. Io sì, sbaglio. No, io allora no. No, anch'io. Io no, non no, lo faccio bollito. Faccio partire prima una parte in padella e poi lo faccio in casseruola, mettendo anche brodo. Quindi è come se risultasse un po' bollito, ma non è coperto invece completamente dall'acqua. È bollito. Giampiero? Invece io lo faccio spadellato con le verdure e poi lo metto in forno, che è una cosa differente. Capito? Cioè fanno, loro si complicano la vita perché sono cuochi e chiaramente si complicano la vita. I cucchiai. Porta i cucchiai per favore, Valbuzzi. Porta i cucchiai. Guarda, perché? È per far venire ad Antonella. Cioè tu guarda i cucchiai. Vedi che lui ruba i cucchiai perché questo cuoco, Giampiero, la mania dei cucchiai, allora li nascondiamo. Se no li ruba, cioè non è che li ruba, li porta a casa, li usa però. E non ce n'è più per tutti gli altri. Capisci? Allora, io non metto il sale a differenza, perché poi ti farò vedere che noi cerchiamo di mettere più prodotto all'interno, quindi per dargli sapore noi metteremo molte alici, molti gafferi. Ivano invece usa il sale perché come è un po' tirato, perché mette lui è di Genova, e quindi lo prendiamo in giro, che sai, quelli di Genova fanno economia. Lui è romano e sai che poi non è vero. Allora, non è vero, no, Vittorio non è così. Vittorio no, ma lui sì però. Ma non è vero. Lui sì, no. Allora, Anto, parte mia, qui abbiamo fatto rosolare, adesso passiamo in casseruola, che mettiamo. Che parte tua? La parte mia. Parte cioè, il tuo vitello. Io. Esatto, il mio vitello. Mettiamo carote, tu metti carote in vitello tonè? Sì, no. Come no? Certo, io metto le carote e le frullo anche perché mi toglie quel sapore della maionese. Allora, io metto carote, metto un po' di timo. Le carote nella maionese. Ma io la metto quando lo faccio bollire, metto sedano, carote e cipolla. E poi quella carota lì io la metto nella maionese, la frullo, perché mi diventa un po' più dolce. Buono, buona sapere. Prova. Allora, io la carota per esempio non la metto, però metto tanto sedano. Metto più sedano, più cipolla, perché il sedano rinfresca, è un piatto che poi dà un po' di... Invece la carota è un po' troppo dolce, secondo me. Noi poi assaggiamo e daremo un giudizio. Certo, questa è roba mia però. No, io tutto il giorno che mangio, col fatto che è il mio compleanno, ho assaggiato di tutto. Mi dai cucchiai? No, tutto, qualunque cosa che hanno cucinato. Ma la torta? E la torta, guarda, già siamo partiti con la torta profiterol di sal de riso, che è là, che è la mia torta preferita. Poi via via siamo andate e abbiamo fatto questo risotto dentro al tortello con il brasato. Quando stavo nascosta. Quando stavi nascosta in camerino. Visto, e poi la torta di brie e di coso. E adesso andiamo col vitel tonè. Poi c'è il Danubio che fa lui, c'è cioè il pane. Alimetti. Vedi, noi mettiamo tutto in pentola in questo modo, cioè nel senso, dopo averlo spadellato, poi mettiamo le alici, i capperi, il tonno, la parte aromatica e i gambi di prezzemolo, che da oggi mi dice che ci devi fare questi gambi di prezzemolo, però per lui è un problema, che profumano molto, e poi andiamo a bagnare con il vino in questo modo. Quindi facciamo evaporare il vino, quindi facciamo evaporare la parte alcolica e poi facciamo il nostro cono che conosciamo e lo mettiamo in questo modo coperto. Il cono di carta forno. Ah, per metterlo sopra. Così lui fa questa cottura. Fa questa cottura e lo mette che nel forno. Bravo, bravo. Allora, invece io cosa ho fatto? Col vino. Vado a mettere capperi e acciughe salate. Capperi e acciughe salate. Ok. Bagno anch'io con un po' di vino.
Quindi questo è uguale, a parte le carote che tu metti e lui no. Ok, carote, un po' di sapori. E poi andiamo a inserire il tonno all'interno. Anche lui mette il tonno. Vabbè, ha copiato, insomma, sì, come certo. Al io vado in forno, Anto. Tu vai in forno. Quanto tempo deve stare in forno? Allora, qua possiamo fare due tipologie di cotture. O facciamo una temperatura bassa, 120 gradi per 50 minuti, 55 minuti, o invece una temperatura più alta, 170 gradi per 25 minuti. Okay. La differenza è soltanto la parte di acqua che resterà all'interno. Perfetto. Io stessa cosa, stessi minuti. Metto il brodo così, in questo modo, e lo fa bollito. Lo metto e lo lascio, lo copro adesso così, e lo facciamo cuocere in casseruola. Quanto tempo? Stessa. Allora, a fuoco moderato, chiaramente, lo facciamo cuocere per 40 minuti. Secondo me l'ha buttata a casa Antonella. No, la verità. Piano piano. Ma adesso sta andando a casa. Ma il tonno cotto? Il tonno cotto? Invece io anch'io l'ho messo crudo. Però tonno cotto. Loro mettono il tonno cotto, tutte allora, e due. Noi l'abbiamo già chiaramente preparato. Ma poi la maionese qui. Oh, adesso ti faccio vedere la differenza. Allora, poi prendiamo. La differenza di cosa? La grande differenza. Allora, noi prendiamo, vedi, tutta questa parte qua, Anto, che sarebbe il tonno cotto, il sedano, abbondante sedano e tutto quello che abbiamo messo, lo passiamo al passaverdure. Non va frullato, va passato al passaverdure. Lui lo frulla, va passato al passaverdure. Non al frullatore immersione. E poi no, perché il sedano ha le fibre, devono rimanere. Bravo, via. Hai detto bene, sei attento. Ma vedi? Scusa, che differenza c'è? C'è la differenza che rimane più grumoso. Mantiene le fibre delle verdure e quindi col passapomodoro. Sì, col passapomodoro e con il setaccio. Ma quindi non metti maionese? Adesso metto la maionese. Noi abbiamo fatto anche la maionese, abbiamo fatto una maionese artigianale. E la mischi dopo. E la mischio dopo, perché riusciamo a capire in questo modo il sapore, perché allora non abbiamo messo sale, però questo composto che io metto più tonno che maionese, Tu metti più tonno che maionese. Sì, perché facciamo, mi piace così. Più tonnata. Oggi è il compleanno tuo. Metti due cucchiai gentilmente. No. Questo, ma ho capito il contrario. Ok, e adesso andiamo a fare la salsa tonnata, vedi, in questo modo. Ne mettiamo ancora altri due. E non aggiungi nient'altro? E non aggiungo nient'altro. Perché i capperi c'aveva tutto dentro lì, capito? Capito. I capperi sta tutto quindi qua dentro. Quando invece è finito posso far vedere anche la mia? Ma non ci interessa tanto. No, chiedo invece con muore. Questo. Brava, no, brava Mara, vedi che Mara è brava. Questa è la differenza. Allora, io invece ho tirato su. È un po' più tosto questo, esatto, no? Ma io, io vado a mettere un po' di maionese. Sì. Vuoi assaggiare, Anto? Sì. Assaggiamo, se no assaggio questo? Mara, vuoi assaggiare te? Io assaggio, sì. Dopo assaggio anch'io, io prendo questo qua. È un po' moscetto però, Aia! No, brava Mara. No. Buono, liquida. Il sapore è molto buono. Io guardo sempre Domenica In. Bravo. Fai bene. No, perché ho detto non dovevo dirlo. Ma no. Qui ognuno dice quel che pensa. Amara, qua io posso sempre dire quello che voglio. Perché è un arrogante, questa è la sua canzone. Però di lui è la carota, la differenza è che la carota tanto ci dà troppo buono. No, gli dà un po' di... Ma è anche più corposo, vedi questo come liquido. Ma questo deve andare a carezzare la carne, no? Deve andare a carezzare la carne. Allora, e noi abbiamo già tagliato, vedi, in questo modo la cottura del vitel tonnè deve diventare rosa, in questo modo. Quindi una volta fatto questo, con la carota viene un po' più denso, ok, diciamo così, basta metterlo in frigo per mezz'ora e poi questo si rassoda e andiamo a coprire il nostro piatto del vitel tonnè in questo modo, quindi lo prendiamo. Comunque vedi i cuochi sono molto, io buttavo dentro dove bolle il vitel tonnè, le sedano, le carote, tutto per frullo. Però poi invece senti la differenza nel risultato finale, no? Ecco perché comunque deve la essere la base della salsa, sì, cos'è? Tonno, cioè alici, capperi, sedano, cipolla, in questo modo. Lui non mette le carote, lui sì. Lui sì. Perfetta. Allora, lui è tutto perfetto. Adesso devi far assaggiare a Mara quella salsa liquida, perché lei deve dare un giudizio. Ma io non è che dico più buono uno, aspetta, più buono Mara, l'altro. No, devi dire quello che ti piace di più a te. A me. No, Mara, anche perché è l'unica cosa che ci differenzia, perché il vitel tonnè è lo stesso. Io ho dato io che stamattina lui stava in ritardo. Allora, okay, io avevo questo. Allora. Io per far assaggiare bene io farei così, questo qua cotto, aspetta Mara. È diversa, sì. Però è meno rosa questo. Questa è cotta meglio, Mara. Quale? Quella che ho fatto io.
Qual è quella che hai fatto tu? Ah, tu vuoi fare così? Certo, Mara, le cose bisogna farle bene. Prego. Ma devi dare un coltello. Aspetta, no, facciamo così, scusa. Bravo, metà e metà, no? Pratica. Tieni Anto, questo grazie. Per te, amore. Hai finito? Che dobbiamo dire qua? Che sono buone tutte e due. Quello che vuoi. Allora. Sono diversi. Questo è più carottoso. Quello è un po' più... Non saprei, dovrei mangiarne un piatto intero per dare un giudizio. Ma non possiamo dare un giudizio, perché questo l'abbiamo mangiato con la carne. E l'altro e no. E questo l'abbiamo assaggiato con... Adesso lo assaggiamo con la carne, bello, allora. Così. E vediamo un pezzo da quello di Ivano, perché tanto... Prendiamo un pezzo da qua, gli lasciamo un po' il buchino e ci mettiamo... E ci mettiamo la salsa sopra. Cioè, oggi capito. E capisci? Ma mi capisci assaggi a me? Tutto sempre. Quasi sempre. Ma mi hai rubato dopo una fetta di carne. Dopo non mangio a pranzo, naturalmente, ma... Però è una roba... Facciamo così. Ma mi aveva rubato una fetta di carne. Rubato una ma fetta non di te l'ho carne. Rubata, te l'ho data stamattina. Dobbiamo assaggiare? E sì. Certo, eh. Vai. Guarda, e poi mettiamo delle verdurine al centro. Il sapore è totalmente differente, Mara, eh? Guarda anche questo. Non sappiamo cosa scegliere. Io non scelgo. Allora, qua mettiamo la nostra meravigliosa salsa tonnata sopra. Cioè, capito? Poi, nel frattempo, mentre voi chiacchieravate, ho fritto noi. I capperi in visto? Olio. Noi li abbiamo già anche assaggiati. In olio di semi. Fritti, così. E qua mettiamo... Li ha messi anche dentro, però li ha fritti anche, vero? Esatto, esatto. Cioè, hai messo l'olio e li hai saltati in padella? No, 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 li ho fritti come... Come fritti, le patatine. Come le patatine. Ma dai. Certo, e diventano allora croccanti così. Noi qua invece guarda che Mara messo... è una bravissima cuoca, no, sì, 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 tu no, sei brava. Ti piace cucinare. Tu sei brava. Qua abbiamo messo no, del... io ho quattro cose. Di certo te però lo faccio però bene. Risotto, tu e risotti, vabbè, con le quattro cose. Allora, mettiamo un po' di capperi fritti qua, in questo modo. Quindi c'è anche la parte croccante quando noi l'andiamo a mangiare. Voilà. Quindi da una parte tu hai fatto i capperi fritti, invece Giampiero? Io ho fatto del limone a vivo con dei capperi e una giardiniera abbiamo messo al centro che abbiamo fatto noi, che è una giardiniera un po' acidula che riesce a rifar ripartire in bocca il sapore della maionese che è un po' grassa e che quindi ogni volta che la mangiamo riusciamo a ricaprire tutti quanti i sapori. Oh, devo bene. Dire che qua però dove caschi, caschi. Dove caschi, caschi, bene. Bene. Non saprei Antonella. Scegliere. Davvero. Ma che gli devo dire a suo vitello tornato? Niente. Ma guarda, no, che meraviglia. Che gli devo dire, Antonella? Vitello tornato. Bravi, ragazzi. Giampiero Fava, Ivano Ricci e Bono. Bene, io vado via, vado brava. A lavorare. Brava, mi sembra questo. Giusto. Grazie a tutti, Mara. Grazie a tutti. Mara, grazie, tesoro. Buon compleanno, amore. Grazie, una sorpresa meravigliosa, un compleanno speciale per me. Metto qua, grazie. Dai. Ma se vuoi...